questo punto io vorrei finire la carrellata degli operatori italiani per dare poi alla fine la parola al rappresentante di Etno, che ci porta sicuramente un punto di vista che viene anche da Bruxelles. Quindi il prossimo oratore è Pierpaolo Cristofori di BT, prego. Grazie. Anche a lei raccomando purtroppo la sintesi massima. Andiamo rapidi, andiamo rapidissimi per recuperare un po' il tempo. Io volevo utilizzare un attimo l'intervento del Presidente Bassanini perché credo che abbia detto cose che tutti quanti condividiamo. Un paio di dati, io rappresento BT, che è stato citato nell'intervento del Presidente Bassanini per quello che sta facendo in fibra ottica nel Paese. Un dato di scenario, lì è vero, è BT che è l'incumbent o l'ex incumbent, diciamo così, del Paese, che tralascio il dettaglio della società separata perché altrimenti entriamo in un altro, o della separazione strutturale, separazione strutturale della rete, perché questo poi lascia aperte altre strade. Ma per dare solamente alcuni numeri su quello che si sta facendo in quel paese, diciamo lì l'obiettivo è cablare in fibra ottica 16 milioni, arrivare a 16 milioni di abitanti, che circa 16 milioni di case, rappresentando circa il 66% della popolazione entro il 2014. Era il 2016, ma è stato anticipato di un paio d'anni. Noi oggi viaggiamo a circa 4.000 abitazioni al giorno. Questo è un po', da un'idea, l'effort che vuol dire portare la fibra, per dare servizi che vanno dai 100 megabit simmetrici a download intorno agli 80 megabit asimmetrici. L'impegno è un impegno che in realtà vede una combinazione di quattrini che ha messo BT, circa 2 miliardi e mezzo di sterline, nelle zone meno commercialmente, diciamo, favorevoli, e forse l'Inghilterra è leggermente più favorita rispetto all'Italia perché ha una densità di popolazione distribuita in maniera diversa, e che potrebbero coprire dal 66 al 90%. C'è una contribuzione anche di situazioni regionali o anche fondi europei. Per il restante 10% è inevitabile non utilizzare la fibra ottica, ma utilizzare tecnologie wireless, come prima si diceva. Quindi questo è quello che noi stiamo facendo là. Poi voglio cogliere due o tre spunti di riflessione, perché BT oggi, perlomeno qui in Italia, lavora esclusivamente sul mondo aziende, e nel mondo lavora esclusivamente sul mondo aziende. Un paio di caratteristiche, visto che parliamo di rete, che sono assolutamente fondamentali per le aziende e che sono già state in qualche modo accennate, ma fanno riferimento al fatto che la disponibilità di rete deve essere garantita 24 ore al giorno, perché alle 3 di notte molti fanno dei batch, ma l'azienda poi lavora in realtà negli orari che vanno dalla mattina alla sera. Questo è un fatto fondamentale. Questo vuol dire avere non solo accesso ma anche backhauling, per quello che si diceva prima, quindi non solo arrivare al cabinet ma arrivare anche a tutta un'infrastruttura di rete. Il secondo aspetto è sicuramente legato alla ridondanza, perché lo sentiamo negli interventi precedenti. Oggi un'azienda, sia in configurazione di modello di business attuale che in configurazione di modello di business prospettico, non può permettersi di stare down neanche un minuto, e quindi c'è un tema di ridondanza fisica e logica, perché questo consente all'azienda di lavorare ovviamente non stop in business continuity, ancora di più, diciamo, nel modello di business del cloud, dove gli applicativi sono centralizzati e quindi vengono distribuiti in tempo reale in tutti i posti. L'ultimo aspetto, avere appunto le tecnologie che sono in grado di supportare il nuovo modello di business, e l'ultimissimo ancora è avere degli operatori, ecco qui il ruolo ulteriore che possono giocare gli operatori, che sono in grado di erogare i servizi sia come capacità di delivery, diciamo, siccome, che di assistenza tecnica, secondo quello che sono i requisiti dell'azienda. Io voglio prendere un ultimo spunto sulla rete e poi dire cos'altro sta facendo BT in questo ambito, perché ovviamente il tema è chi mette i quattrini e quanto tempo ci mettiamo a riportare indietro gli investimenti. E c'è stato anche un accenno sulla situazione regolatoria che avvantaggerebbe, no? Diciamo, oggettivamente non sta facilitando il deployment di fibra ottica in giro. È opportuno anche ricordare che oggi effettivamente l'aspetto regolatorio non sta particolarmente facilitando, è molto accanito sulla fibra, è molto accanito sull'infrastruttura, è molto meno accanito
a nostro avviso, su quello che succede sulla fibra, cioè sui servizi che girano sulla parte, sull'infrastruttura. Se voi vedete oggi dove girano i quattrini nell'ambito delle telecomunicazioni, sulla quota parte operatori girano dei volumi immensi, ma quattrini che sono progressivamente, diciamo, con prezzi che stanno venendo giù in maniera straordinariamente rapida, i quattrini si stanno oggettivamente spostando altrove, si stanno spostando sui provider di servizi che oggi utilizzano la rete in maniera straordinariamente pesante, non differenziando il traffico tra quello che è un traffico best effort, diciamo così, e quello che poi serve in particolare alle aziende, che è un traffico a banda garantita. Quindi forse un tema, uno spunto di riflessione, parlo della parte di riprese, come possiamo aiutare il Paese a, è come dire, cominciare a lavorare anche su quell'aspetto della regolazione, perché esiste un modello di business che invece può essere sostenibile, probabilmente anche più rapido, purché, come dire, tutti i player che girano intorno facciano la loro quota parte di servizio. Un ultimo punto e chiudo, per parlare non solo di rete o non tanto di rete, che, come dire, tanto ci accanisce, ma potremmo star qui giornate, e parlare di cos'altro, come dire, un operatore oggi fa nei confronti dei propri clienti. Beh, diciamo, oggi quello che noi osserviamo come richieste dei clienti è quello di non fare più solamente l'operatore. Cioè oggi ci viene richiesto non solo di lavorare sulla connettività, ci viene richiesto sempre di più di lavorare su altri aspetti, addirittura architetturali. Si parlava prima di cloud computing, cosa faccio private, cosa faccio public, cosa tengo in casa, cosa mando in outsourcing. Quindi questo oggi sono domande che un tempo venivano rivolte o a consulenti o a società tipo system integrator o quant'altro. Oggi sono domande che invece molto più spesso noi ci troviamo confrontati a dover rispondere. L'ultimo aspetto che vorrei dire di BT come, diciamo, come modello di business, che cosa stiamo facendo, essendo presenti in 170 paesi del mondo, diciamo, per quanto riguarda l'Italia possiamo giocare un ruolo, piccolo a piacere, ma comunque un ruolo, nel processo di internazionalizzazione anche delle medie imprese o delle piccole imprese italiane, perché oggi trovano su mercati tipo la Cina, piuttosto che Latin America, piuttosto che l'Africa e il Medio Oriente, delle opportunità o di produzione o di distribuzione dei prodotti che potrebbero cogliere. Quindi avere un interlocutore che può far questo può essere d'aiuto anche a questo aspetto di ripresa. Grazie. Bene, grazie al dottor Cristofori.